vota sì per fermare le trivelle. Non solo un invito, ma anche il nome del nuovo comitato referendario territoriale promosso dal circolo locale di Legambiente, che dice no alle trivellazioni in mare per la ricerca e l'estrazione di idrocarburi, quali petrolio e gas. Il prossimo 17 aprile, infatti, i cittadini saranno chiamati a recarsi alle urne per il referendum abrogativo sulle trivellazioni. E il presidente dell'associazione ambientalista, Alessandro Giugno, ha spiegato durante una conferenza stampa nel foyer del Teatro Regina Margherita perché bisogna impedire che venga abrogata una norma introdotta nell'ultima legge di stabilità che consente di estrarre idrocarburi nella zona di mare che si trova vicino alla costa. Il comitato referendario nasce per coordinare tutte le forze cittadine, comunque del territorio, sia dalle associazioni, sia i partiti, sia i singoli cittadini, affinché ci sia un'azione capillare di divulgazione delle ragioni del sì, perché stiamo assistendo a un assurdo silenzio da parte dei mass media, tant'è che risulta essere l'80% della popolazione italiana disinformata sull'esistenza del referendum stesso. Per questo ci riuniamo, metteremo in campo delle azioni proprio per sensibilizzare la popolazione e convincerla ad andare a votare, perché è fondamentale raggiungere il quorum ed è importante dare un segnale a chi ci governa, far sentire quali sono le motivazioni della popolazione, dei territori, portarle a Roma e convincere chi governa a garantirci delle politiche energetiche moderne. Ad aderire al comitato anche le associazioni ambientaliste, i movimenti cittadini e le sigle sindacali locali. Il WWF aveva chiesto da tempo al governo Renzi, che evidentemente non è molto attento alle problematiche sulla tutela dell'ambiente, di accorpare questo referendum alle prossime elezioni amministrative in modo da risparmiare almeno 350 milioni di euro. Purtroppo il governo, evidentemente per boicottare questo referendum, perché non lo si vuole annullare tramite il mancato raggiungimento del quorum, dicevo, questo governo purtroppo ha deciso di indire questa tornata referendaria domenica 17 aprile. Perché vogliamo difendere il nostro mare, soprattutto non solo quello siciliano, ma il mare italiano, perché votando sì a questi referendum noi praticamente diremo no alla realizzazione e alle trivellazioni, alla continuazione delle trivellazioni sui nostri mari a distanza inferiore delle 12 miglia.